Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con Samsung Galaxy S6, un punto della situazione più che un focus sul terminale, perché se volete sapere caratteristiche tecniche, prestazioni e tutte le informazioni varie potete cercarveli sui vari siti internet che vi daranno spiegazioni tecniche, ci sono giornalisti bravissimi che hanno già fatto la loro recensione. Io sono qua a darvi qualche notizia in più per quanto riguarda la mia esperienza dopo circa 20 giorni di utilizzo da venditore e da utente finale. Il dispositivo quest'anno per conto mio ha fatto un passo in avanti, Samsung ha lavorato benissimo, ha speso tempo e probabilmente soldi su un prodotto che quest'anno secondo me risulta ad essere sul podio fra i telefoni che si trovano in vetrina per quanto riguarda i negozi a livello commerciale, non con le varie cinesate. Ecco, poi ci siamo capiti un po' su questo, no? Comunque il telefono quest'anno ha fatto un salto in avanti. Materiali finalmente premium, alluminio, vetro, hanno, diciamo, sicuramente copiato un po' la concorrenza diretta con Apple, quindi sicuramente qualche somiglianza c'è. Hanno quindi dato finalmente un valore premium al loro top di gamma. Finalmente hanno anche lavorato benissimo in modo intelligente su dove posizionare lo speaker posteriore, quindi anche se lo tengo così non ho più problemi. Speaker posteriore che è stato sicuramente migliorato per quanto riguarda la qualità e la quantità di suono emesso dal dispositivo, infatti sia in macchina che anche per quanto riguarda la musica si sente molto bene e ha un volume molto alto. Hanno fatto un ottimo lavoro sulla gestione del riconoscimento dell'impronta che mentre nel vecchio esemplare bisognava comunque sempre strisciare il dito, qui il telefono praticamente qua ad ogni tocco lo riconosce sempre o quasi sempre, molto veloce e non sbaglia più, insomma. Hanno lavorato benissimo con la fotocamera. Diciamo che rispetto ad S5 avevo parecchie foto con il micro mosso che non erano perfettamente a fuoco e comunque la velocità di scatto era veloce, sì, ma ogni tanto me la sbagliava. Con S6 questo problema non ho più avuto, ho foto quasi sempre perfette e la qualità è strepitosa, si vede che hanno lavorato molto sulla velocità di scatto e sullo stabilizzatore, in più hanno aggiunto questa feature che con il doppio tocco in pochissimo tempo entro nella parte fotocamera, quindi anche questo è sicuramente un ottimo lavoro. E la gestione dell'impronta abbiamo già detto è perfetta, e il telefono non è dotato del doppio tap come potete vedere, io l'ho fatto tramite Nova Launcher, quindi non affidatevi a questo perché io uso sempre Nova Launcher per una questione di qualità diciamo dell'interfaccia. La TouchWiz non mi ha mai fatto impazzire, anche se anche su questo hanno lavorato moltissimo, l'hanno migliorata, alleggerita, occupa meno memoria, è molto più veloce, diciamo, non sembra più uno dei vecchi Samsung. Per quanto riguarda il dealer telefonico, entra molto velocemente, anche nella rubrica ci si entra sempre in modo veloce, quindi buon lavoro anche qua. E vabbè, il cambiamento stravolgente è stato fatto appunto sulla fotocamera e sul display. Il display è sempre un 5.1 pollici, però con la risoluzione QHD, quindi una risoluzione davvero bestiale. Adesso della telecamera sicuramente non si può notare, ma fidatevi, ha veramente una risoluzione pazzesca. Forse è la prima volta che do un senso al 2K rispetto ad altri che ho visto. Sarà perché probabilmente anche essendo solo un 5.1 pollici e i pixel sono ancora di più, mi sembra siano intorno ai 620, quindi la risoluzione è ancora più alta. Hanno lavorato tantissimo quindi sul display, la luminosità è altissima, al sole non c'è nessun problema, la ricezione ottima, S5 funzionava bene, qui andiamo ancora meglio, l'aria riaggancia sempre subito le reti quando le perde e fondamentalmente le perde un po' solo in situazioni limiti, quindi anche su questo nulla da dire. La fotocamera frontale l'hanno migliorata anche quella, hanno aumentato un po' la qualità, è un po' più grandangolare, quindi per i selfie è un po' migliorata, anche se non ne faccio un grande utilizzo. Il wifi è nella media, non è potentissimo, diciamo che ho visto di meglio, però comunque il suo lavoro lo fa, il GPS funziona benissimo, istantaneo. Cosa devo dirvi? Ve lo consiglio, sì, sicuramente il dispositivo merita, anche se comunque il prezzo è alto, parliamo di 739 euro da negozi online, si trova sicuramente a meno. Da venditore ve la racconto bene, funziona davvero bene, da utente finale è ancora meglio. Io provo tantissimi telefoni e sono molto contento di S6. Ha un difetto, l'unico, potevano lavorare meglio con la batteria.
Diciamo che le 4 ore e mezza di schermo giornaliere le si fanno quasi sempre se usiamo un misto Wi-Fi e 3G. Se usiamo solo 3G e 4G, secondo me si arriva circa le 3 ore. Non capisco come mai, ma quest'anno sembra che un po' tutti i produttori abbiano questo difetto. M9 dura meno sicuramente di S6, Flex 2 è lo stesso di LG. E iPhone 6 siamo alla pari, mi sembra di vedere che non ci sia stata una grande ricerca della durata della batteria in pratica. Poi è vero anche che questa mattina ho ricevuto un aggiornamento che ha migliorato sicuramente in modo significativo la gestione della RAM, anche se devo dire che ancora non siamo alla perfezione, perché se apro Chrome e WhatsApp, quando ritorno su Chrome mi si ricarica la pagina, quindi 3 giga di RAM secondo me dovrebbero essere gestiti ancora meglio, non dovrebbero esserci questi problemi. Mi auguro che con i prossimi aggiornamenti la batteria migliori ancora un po', non penso riescano a fare il miracolo, perché comunque intorno ai 2500-2600 mAh con tutta questa potenza e queste caratteristiche, non lo so. Spero che facciano qualcosa in più. L'utente medio con una giornata normale sicuramente arriverà a sera, però il plus importantissimo di questo prodotto, la ricarica rapida. Infatti con il suo caricatore, con il suo cavo, in circa 1 ora e 10 passa dal 5 al 100%, quindi diciamo che nella maggior parte delle volte, anche se dobbiamo uscire per dopo cena, rientrando a casa in un'ora scarsa abbiamo il telefono di nuovo carico al 100%. In più c'è una gestione della ricarica, della batteria avanzata, che vi permette di far portare il telefono comunque a tantissime ore di utilizzo avendo lo schermo in bianco e nero. Questo comunque potete vederlo su centinaia di siti internet che hanno parlato di questa cosa. E niente, io mi sento di consigliarvelo, il prodotto va molto bene, c'è circa da 20 giorni, non si è mai impiantato, non ho mai dovuto spegnerlo, non ho mai avuto riavvii. E si sente bene, riceve bene, funziona tutto alla perfezione. Quindi, unico difetto, unico neo, la batteria, se proprio vogliamo essere pignoli. Per il resto, davvero un ottimo prodotto. Ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo un unboxing di un prodotto che sto aspettando. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata e ciao ciao.